Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Calcio, basket, tennis e hockey in sommario. Iniziamo con il calcio e con la presentazione della partita di domani al Porto Elisio, alle 14:30. La Lucchese attende la visita della Fortis Juventus di Vitaliano Bonuccelli. Stavolta Tarantino non vorrebbe uscire dal campo così, come è successo domenica scorsa a Budrio dopo la bruciante sconfitta con il Mezzolara. Stavolta Tarantino, da leader riconosciuto, vorrebbe salutare il proprio pubblico con una bella vittoria e magari tornare protagonista come in avvio di campionato. Lo spera anche Guido Pagliuca, che in attesa delle novità di mercato, Calcagni ormai è vicinissimo ma ci saranno altri movimenti, si concentra sulla preparazione della sfida alla Fortis Juventus. Squadra tosta quella del Condor Bonuccelli, non a caso ancora imbattuta in trasferta, dove ha colto 5 vittorie e un pareggio per un curriculum da paura. Ecco perché la Lucchese non può sbagliare in una giornata, la 14ª, che propone tra l'altro anche Correggese Castelfranco, Romagna Centro Abano Terme e Massese Mezzolara. Capitolo formazione sul quale non filtrano indiscrezioni, anche se Tarantino partirà dall'inizio. Da capire se Chianese giocherà la tre quarti oppure in mediana. Da lì dipende l'impiego di 1/2 tra Zinetti, Ghelardoni e Pecchioli o Lima. Ipotizziamo pertanto l'11 più probabile, con Casapiero in porta, Zinetti e specie Calistri e Petrini in difesa, Nolea, Liboni e Ghelardoni a centrocampo, Chianese alle spalle di Tarantino e Caboni. Al di là della forza della Fortis Juventus, non va trascurato neppure l'ultimo precedente tra le due squadre al Porta Elisa. Lucchese Fortis Juve si giocò lo scorso 20 gennaio e Pallone racconta che finì 0-0. Il solito trend casalingo di quella squadra che faticava terribilmente tra le mura amiche e che lasciò troppi punti poi fatali nella vana rincorsa al vertice. Lucchese proiettata all'attacco, ma le parate del portiere ospite e l'imprecisione sotto porta confezionarono l'ennesimo risultato a reti bianche. La sensazione è che stavolta ci sono tutte le premesse per una gara di ben altri contenuti tecnici ed agonistici. Gioca in casa anche il Viareggio, il compito pare arduo anche per i bianconeri che alpini ospitano il forte e blasonato Perugia. Quello che arriva domenica pomeriggio alle 14:30 allo stadio dei Pini è un Perugia che, dopo aver inanellato una serie utile il successo mercoledì in Coppa Italia a Lecce, ha agguerrito più che mai in corsa verso la Serie B. Una squadra costruita per conseguire questo risultato, e lo sa bene Cristiano Lucarelli, che ha contribuito nel costruire la squadra ed allenato nella fase della preparazione estiva prima di essere stato esonerato dalla società umbra. Ed ora è sulla panchina della Viareggio da avversario per tentare di fare lo sgambetto ai grifoni degli ex Eusepi e Massoni, con il difensore di Montebello in dubbio per una ferita sul sopracciglio rimediata domenica scorsa. In forte dubbio anche il bianconero Lorenzo Benedetti, che l'anno scorso realizzò il gol del successo per 1-0 della Viareggio sul Perugia, frenando la corsa degli umbri verso la Serie B. Mister Lucarelli ha qualche dubbio in formazione nei tre reparti, ma di sicuro non ci saranno grossi stravolgimenti rispetto alla squadra che ha vinto a Barletta. In porta Gazzoli, in difesa Peverelli, La Morte, Conson, Falasco e Celiento in dubbio. Centrocampo che potrebbe ritrovare il capitano Pizza con Gemignani, Galassio della Latta. In attacco il trio con Vannucchi al centro della prima linea, alla Totti tanto per capirci, e ai suoi fianchi De Vena e Rosafio pure Geremini. Da Perugia è previsto un buon afflusso di tifosi, con la speranza che anche quelli del Viareggio siano numerosi sulle tribune dello stadio dei Pini. E nel campionato di prima divisione Girone B, girone del Viareggio, ci sono stati due anticipi. Possiamo riassumerli con l'ausilio della grafica. Ieri sera all'Aquila c'è stata la sorprendente vittoria del Gubbio per 2-1. L'Aquila comunque rimane per il momento, almeno fino a domani, in testa alla classifica. Oggi invece sul neutro di Pontedera e a porte chiuse il derby campano tra Paganese e Nocerina, con la vittoria della Nocerina per 2-1, la Paganese che tra l'altro ha chiuso in 9 uomini. Il forte difensore lucchese classe 93 Nicola Monacci è stato ingaggiato dal Monsummano, formazione che milita in eccellenza, per uno dei migliori giovani emersi dai vari settori giovanili della provincia. Lo vediamo qui in questa foto con la maglia rosa. Si tratta di una conferma dopo l'ottimo campionato disputato nell'Ammari nella passata stagione, impreziosito da una rete determinante per la salvezza della squadra capannorese, allora diretta da Stefano Fracassi. Vediamo anche i risultati della 10ª giornata in terza categoria, iniziando dal girone A.
Bozzano Piano di Conca 1-3, Corsani con Unione Chiesa Massaciuccoli 1-6, Ninfea Torrelaghese Atletico Forte dei Marmi 1-1, Piano del Quercione Versilia 0-5, Rettignano Lido di Camaiore 1-3, San Macario Montagna Seravezzina 3-0, Sporting Forte dei Marmi Piano di Mommio 3-4, Vado Don Bosco Mazzola 3-2. Per quanto riguarda la classifica, per le prime posizioni, Piano di Mommio 28, Versilia 25, Unione Chiesa Massaciuccoli 22. Siamo già passati al girone B, questi risultati: Capannori Gallicano 0-7, Lucca 7 Atletico Lucca 0-1, Molazzana Sillicagnana 0-2, Ponte Amoriano Sant'Anna 4-0, Ponte Cosi Atletico Gragnano, era un po' il big match della giornata, 2-2, San Lorenzo Piazza del Serchio 1-3, San Vito Valle di Ottavo 1-0, Segromigno Virtus Robur 2-0. Le prime posizioni della classifica vedono al comando il Sillicagnana con 25 punti, seguono poi Atletico Gragnano e Gallicano 20, Ponte Cosi e Piazza del Serchio 19, con una partita in meno c'è l'Atletico Lucca anche a 21. Al secondo posto, bene da ricordare. Passiamo al basket e parliamo degli impegni di domani che attendono il Gesam Gas alle Mura nella 1 femminile e l'Arcantea Pallacanestro Lucca nella Adecco Silver. Un'altra giornata piuttosto importante ed intensa per il basket nostrano. Cominciamo dalla Serie 1 femminile del Gesam Gas alle Mura, che dopo la sconfitta interna con la capolista Ragusa sarà di scena sul campo della Virtus Spezia in un match che si profila ad alta tensione. La compagine ligure, infatti ben attrezzate al pari dell'altra matricola terribile, Ragusa suddetto, punta ad entrare nella parte alta della classifica. Non sarà affatto una partita semplice per le biancorosse di coach Mirko Diamanti, che prive della Robbins, assenza a cui dovranno purtroppo abituarsi, cercheranno di sbancare il parquet delle Liguri. In palio la possibilità di entrare tra le prime quattro con relativa qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. Non meno severo l'impegno che attende l'Arcantea Pallacanestro Lucca nella Deco Silver, che al Palatagliate attende la visita della Paffoni Omegna. I piemontesi occupano attualmente il secondo posto, ma sono considerati in assoluto forse la squadra più forte del torneo. Chiaro che la squadra di coach Matteo Micacci, reduce dall'opaca prestazione di Reggio Calabria, dovrà sfoderare una prova di grande livello se vorrà tornare alla vittoria in casa, che manca ormai da un po' di tempo. Palla 2 per entrambe le sfide, domenica sera alle ore 18. E dobbiamo sottolineare la bella iniziativa della Pallacanestro Lucca, che si chiama Mini Basket Day e aprirà domani le porte del Palazzetto dello Sport ai giocatori in erba e ai loro genitori, che potranno assistere gratuitamente alla sfida appunto tra Pallacanestro Lucca e Paffoni Omegna. Sono stati invitati bambini e bambine dell'NB Alto Pascio, dei Gladiatorius Porcari, del Basket Femminile Porcari, del Centro Mini Basket Lucca, del Mini Basket San Donato, dello Junior Mini Basket e delle Mura Spring. Un modo, ha spiegato il presidente della Pallacanestro Lucca Franco Montorro, per avvicinare ancora di più le persone alla palla spicchi. La giornata più lunga per il Tennis Club Italia Forte dei Marmi, impegnato domattina a partire dalle 10 nella semifinale di ritorno sul campo del Circolo Tennis Aniene Roma. Ricordiamo che all'andata la squadra del patron Sergio Marrai ha pareggiato in casa 3-3, un risultato non proprio ideale, ma che lascia ancora aperte le possibilità di accedere alla finalissima di Rovereto, in programma nel prossimo weekend dal 6 all'8 dicembre. In campo per i 4 singolari e 2 eventuali doppi scenderanno Matteo Marrai, Filippo Volandri, Walter Trusendi e Daniele Giorgini. Qualora dovesse finire ancora 3-3, si giocherà un doppio decisivo di spareggio. Nell'altra semifinale saranno di fronte Bassano e Crema, ma i veneti del Bassano sono ormai di fatto già in finale, avendo vinto il match d'andata con un cappotto per 6-0. Si è tenuto all'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi l'incontro Mettiamoci in Gioco, organizzato dall'Associazione Onlus Semplicemente Genitori, dall'Istituto Comprensivo e dall'Assessorato all'Istruzione del Comune di Forte dei Marmi, un incontro al quale l'Hockey Club Forte dei Marmi era stato invitato a partecipare. Presenti il sindaco Buratti, la dirigente dell'Istituto Comprensivo Silvia Barbara Gori e la rappresentante dell'Associazione Onlus Semplicemente Genitori, Monia Battistini. L'Hockey Club Forte dei Marmi ha partecipato con diversi giocatori della prima squadra, con il presidente Piero Tosi, che vediamo nell'immagine, premiato, e ci segnalano anche visibilmente commosso il direttore generale Walter Luisi ed altri dirigenti. E con l'Hockey, con questa bella iniziativa di Forte dei Marmi, si chiude anche la pagina sportiva di questa sera. Naturalmente vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa pubblicitaria, il TG prosegue con la terza ed ultima parte. A tutti voi la più cordiale buonasera.